La tragedia di Genova ha colpito duramente anche la provincia di Arezzo, infatti tra le vittime c'è anche una giovanissima coppia aretina che stava partendo per le vacanze. La notizia della morte di Stella Boccia, 23 anni, di Vicio Maggio e del fidanzato Carlos Jesus, 27 anni, di Capolonna si è diffusa dalle prime ore del mattino di Ferragosto. La famiglia di Stella è molto conosciuta, in particolare a Monte San Savino, dove gestisce il ristorante Il Pescatore. Un pezzo del nostro cuore è rimasto sotto le macerie di Genova, si legge nel cartello affisso sul ristorante rimasto chiuso e sulla pagina Facebook del locale. Una famiglia apprezzata e nota, visto che gestisce anche altri ristoranti della provincia. Sì, noi si veniva sempre a mano quando stavano anche a Badia Alpino, c'erano un ristorante, si mangiava lì. E la ragazza la conoscevate? No, sì, perché era prima veniva qui a servire, perché dopo ce n'è diverse qui vengono, capito? Sono sì. Le cugine, sì. Le nipoti vengono a servire, capito? Che parecchio. Povera Italia! Ora sono rimasto proprio male, guarda, ho letto il cartello lì, sono proprio deluso, ecco. Cordoglio è stato espresso da parte delle amministrazioni comunali di Civitella in Valdichiana e di Capolona per una tragedia incomprensibile e senza senso. Sono partiti dei familiari, quindi la zia che ha fatto il riconoscimento già ieri sera. La mamma non è potuta partire, il babbo chiaramente è rimasto con lei perché ha avuto un malore al momento che le è stata comunicata la notizia del coinvolgimento del figlio nella tragedia. Un ragazzo che è cresciuto qui, presente ormai nella nostra comunità da tanti anni e che è conosciuto e che come tutti i ragazzi stava facendo le sue vacanze con la fidanzata tra l'altro e quindi diciamo che è una cosa che colpisce ancora di più perché nel momento del riposo poi tutto insieme insomma ci ritroviamo invece a dover raccogliere queste tragedie.